l'avevo promesso, è un piacere, un immenso piacere, aggiungerei, avere ai nostri microfoni un'icona dello spettacolo, della radio, della televisione, non saprei neanche come definirla. Buon pomeriggio a Renzo Arbore, grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a voi, grazie dell'icona, questa è la prima volta che mi dicono che sono un'icona, ho capito, va bene, insomma. per anzianità oltretutto, e vabbè, anche un po' per... Malefatte. Diciamo che è stata un po' la nave scuola per tutti quelli che cercano di fare questo mestiere, no? Insomma, questo non possiamo negarlo. Sai, perché insomma sono andato da tutto un po' da tutte parti, dalla radio, la televisione, poi la voce, insomma, lo swing, le canzoni napoletane, il jazz, la roba del genere, umbria jazz, adesso insomma è tutto quello che riguarda la musica, è una cosa che mi affascina e che ha... E devo tanto alla musica, perché poi è la musica che mi ha, come dire, aiutato per fare bene la radio, la televisione, improvvisando come nel jazz, ecco. Però se non sbaglio lei iniziò proprio con la radio, no? Insomma è diventato conosciuto grazie a questo mezzo radiofonico. Sì, sì, ho iniziato con la radio, sono stato il primo e sono ancora il presidente dei DJ, perché sono stato il primo disc jockey nella storia della radiofonia con la Radio Rai, naturalmente. Però poi quando dalla radio sono passato alla televisione, dalla televisione al cinema, a un certo punto io ho sentito il richiamo fortissimo della musica e volevo ritornare alla ribalta, ho ripreso il clarinetto ed è capitato tutto quello che è capitato, cioè sono andato a Sanremo, ho fatto un successo con la canzone umoristica Il Clarinetto, sì. Ho ripreso i miei amici con i quali suonavo sia jazz che canzoni napoletane, alla fine 25 anni di canzoni napoletane e di altro, di canzoni italiane, vengo a fare concerti in tutta Italia, nel mondo, e questo disco insomma che e pensare che doveva fare il dentista, no? Sono tutte queste cose non sarebbero capitate. Sì, sono, non me l'aspettavo, perché quando io ho visto questo elenco di brani live, tutti dal vivo, registrati in tutte le parti del mondo e nelle trasmissioni televisive importanti come Doc, come tante altre trasmissioni, allora mi sono meravigliato, ho detto ma guarda tu, dovevo fare il dentista, e invece insomma non l'ho chiamato le mie medaglie, i miei successi, the best of, l'ho chiamato con un titolo curioso, ma il disco dentro è serio, perché c'è un Ray Charles straordinario, sì, che canta O Sole Mio, ci sono io che canto delle canzoni che la gente non conosce, Amore Scombinato, Blue Christmas, tante altre. Quindi anche sono anche degli inediti, italiana, delle chicche, diciamo. Sì, ci sono delle chicche, c'è un Nessun Dorma del mio cantante che è una cosa straordinaria, fatta da Gianni Conte con i mandolini, è una cosa straordinaria. Poi ci sono canzoni curiose, con Gigi e Telesfo che ci divertiamo a fare una canzone in stile country italiano, però di Riemba Plus si chiama, insomma è un disco vario, diciamo, ecco, un buon regalo per natalizio, diciamo così. Poi è un disco anche abbastanza ambizioso, perché uscire con due dischi, se non sbaglio più di 30 canzoni o giù di lì, è difficile, no, riuscire a tornare di nuovo così, ma credo che Renzo Arbore non tema assolutamente questo tipo d'aspetto. Non ho sospetto, pensa che c'ho ancora in tante altre esibizioni che ho fatto nel corso della mia vita, perché il prossimo anno, ahimè, festeggeremo i 30 anni dalla fine del mio programma di maggior successo, Quelli della Notte, quindi si festeggeranno anche le cose mie che ho fatto in radio e in televisione. Ahimè, sono passati tanti anni. Io dico non ahimè perché non ci sono più persone come lei in radio, in TV attualmente. Vabbè. Sì, vado, poi c'ho una rete sul channel. C'è un channel sulla rete, quindi si chiama Renzo Arbore Channel.tv, un channel di repertorio, ma non soltanto di repertorio, perché facciamo anche delle cose in alleanza con quelli di Repubblica, Web Notte. Quindi per esempio facciamo una reentrée con Frassica, con Greg di Lillo e Greg, con Gigi Telesforo,
andiamo in onda in diretta da casa mia, capito? Quindi una televisione completamente diversa da quella che si vede. Il vero detto, se Maometto non va alla montagna, è la montagna ad andare da Maometto, credo che in questo caso sia più credibile del solito, perché addirittura riesce a far tutto dalla sua casa. Eh sì, mi piace di più, poi siamo assolutamente liberi di fare quello che ci pare e piace, senza la dittatura dell'auditor, dell'ascolto, delle cose, dei dirigenti della televisione e tutto. Senta, ma quando potremo rivederla in TV? Perché è vero a questo channel, però ci manca un po' la sua comicità, il suo sarcasmo. Vediamoci sul channel, poi vedremo se quel channel si potrà vedere da qualche altra parte, però rivediamoci sul channel, perché è lì che si vede il vero Arbore e il vero... perché noi facciamo una televisione completamente diversa, non confezionata, non preparata, non recitata, capito? Certo. Io quello che sto inseguendo, è difficile farla oggi, non la fa più nessuno, fanno tutta una televisione confezionata, attori comici, non sono comici, sono attori comici, tranne qualcuno, capito, recitano, e allora poi... E questo è triste secondo me, O uno dei pochissimi che recitava è Fiorello, ma pure lui diserta, infatti fa la radio, insomma, così, quindi... guardate la rete Renzo Arbore channel.tv. Ho avuto modo di scorgere qualcosa e devo dire che ci sono tante cose interessanti che purtroppo, come dice lei, non riusciamo a ritrovare nelle cosiddette TV generaliste. Secondo lei questo declino dei contenuti della TV a cosa deriva? Che io lo definirei declino. Vuoi che ti dica la verità brutale? Sì. Dalla dittatura dell'auditor. Quando c'è un dittatore tutti diventano pecore, c'è la dittatura dell'ascolto, comanda quello, l'ascolto deve ossequiare il pubblico che si accontenta più facilmente, capito? Non può fare delle cose un po' difficilotte, fare roba popolare, e più popolare la fa, più il pubblico basta, ma si può fare anche la doppia lettura, cioè di contentare il pubblico semplice e il pubblico invece più sofisticato. Insomma, quando c'è una dittatura e non c'è il gradimento, bisogna stare attenti, sottostare, dell'ascolto, solo dell'ascolto, solo del numero, solo della quantità, che poi si combinano tante cose, l'arte proprio. Che poi non sarei così sicuro che anche questo tipo di dittatura non potrebbe essere scalzata da uno spettacolo di qualità, perché sono convinto che il pubblico seguirebbe di gran lunga quello che proponete voi nel vostro channel, quindi insomma è un po' un'arma a doppio taglio questa. Però non sono molto convinto, lì ci sono delle belle canzoni nel disco che fai, prova a mettere Blue Christmas in prima serata su una rete generalista o anche non generalista, è una delle canzoni più belle che io ho interpretato, è una canzone inglese, americana, Blue Christmas, Natale malinconico, triste, molto semplice, però secondo me il pubblico abituato a quella roba che si vede in televisione adesso, non anche alla hard TV, dico io, sì, alla TV forte, non credo che apprezzi una cosa così delicata. Vabbè, insomma, è un discorso lungo. Sì, certo, dovremmo parlare delle ore. Senta, tornando al disco, so che ci sono tutte versioni live che non sono assolutamente state poi ritoccate in studio, no? Ci sono live dell'orchestra italiana nelle grandi tappe che abbiamo fatto, da Mosca all'Olympia a Parigi, da Royal Albert Hall a Londra, al Radio City Music Hall di New York, Carnegie Hall. Poi ci sono le canzoni fatte in altre occasioni con Lucio Dalla, con Rossana Casale, con Renato Carosone, con Stefano Di Battista, con Gegé Telesforo, con le Boop Sisters, che è un trio femminile molto carino, ci sono canzoni allegre, canzoni tristi, è un disco di cose scelte, va, diciamo così, ecco. Senta, ma un sogno Renzo Arbore ancora ce l'ha, perché possiamo dirlo, tra qualche anno compirà 80 anni, no? Non li dimostra affatto, però la carta d'identità lo dice. Ce l'ho ancora un po', facciamo passare il tempo. Nel futuro più prossimo ci sarà, credo, una nuova tournée con l'Orchestra Italiana? Io adesso vado il 20-21 a Torino, poi vado a Isernia, poi vado a Bologna,
poi vado a Roma, chiudo il Capodanno all'Auditorium a Roma, poi interrompo per due mesi perché mi dedico al Renzo Arbore Channel punto TV e poi a marzo riprendo e quindi ritornerò da tutte le parti, anche in Umbria. Allora l'aspettiamo con ansia. Sì, sì, sì. Poi faccio delle cose extra, per esempio c'ho un concerto dove sono ospite di Gegè Telesforo e ci divertiamo a fare delle cose parajazzistiche, non con la mia orchestra ma con il gruppo di Gegè Telesforo, col quale abbiamo partecipato anche al Festival Jazz di Ascona. Senta, per chiudere, tanta gente dello spettacolo deve in qualche modo dire grazie a Renzo Arbore, ma Renzo Arbore a chi deve dire grazie? Ma devo dire grazie a delle persone che mi hanno fatto superare la timidezza. Sono nomi sconosciuti, sono dei dirigenti della radio e successivamente della televisione che mi hanno forzato, perché io ero molto timido, quindi prima di parlare in radio ho fatto un lavoro anonimo, mettevo i dischi per conto di altri, perfino di Maurizio Costanzo, ma senza firmare e senza, poi hanno insistito perché andassi in voce e così è successo alla televisione. Un signore, si chiama Mario Ducci, mi ha sentito alla radio e mi ha detto: perché non viene a tentare la televisione? Lì un grande dirigente, si chiamava Massimo Fighera, che ha inventato Rai 2, letteralmente ha inventato Rai 2, facendo l'alternativa a Rai 1, e mi ha dato la chance di fare l'altra domenica, da lì sono decollato e sono andato avanti. Senta, le manca un po' la radio? Moltissimo, ma io con voi la faccio, quindi amatemi che mi diverto. Va bene, io la ringrazio infinitamente. Allora, me lo fa un regalo. Adesso in scaletta c'è il suo brano Piglia de una pastiglia. Spero che la pronuncia sia così. Sì, come no. Allora, lo annuncio lei come avrebbe fatto magari nei programmi con Buon Compagni, così mi sento un pochino più importante anch'io. Ah, bravo. È un momento particolare di allegria sudamericana, potete ballare questo pezzo, potete soltanto battere le nocche delle dita sul bancone dell'ufficio sul quale vi trovate, perché è una canzone napoletana ma assolutamente latina, il ritmo è un salsa ispirato a Cuba, la canzone è Pigliatene Pastiglia e udite udite, c'è la voce del grandissimo Renato Carosone che e canta con il sottoscritto Renzo Arbore. Fantastico, io la ringrazio infinitamente, spero di poterla conoscere di persona anche magari in un concerto qui in Umbria. Vieni in Umbria, io faccio un briaggezza, quindi figurati, poi vengo a Oviedo gli ultimi due giorni. Ok, noi siamo a Terni, quindi proprio al centro. Ok, lo so che sei al centro. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo.